Grazie, senatore Compagna. Senatrice Poli Bortone. Sì, Presidente, per esprimere non soltanto in maniera così quasi rituale, formale, la solidarietà a Marco Pannella e al Partito Radicale tutto, ma per esprimere l'apprezzamento nei riguardi di Pannella e del Partito Radicale per l'impegno, la costanza, la serietà con cui sta tentando da tempo di sottoporre all'attenzione generale un problema che è un problema effettivamente esplosivo, perché il tema del sovraffollamento delle carceri, con tutte quante le implicazioni che esso prevede, importa, anche problemi per esempio di carattere sanitario, problemi di promiscuità veramente incredibile, di invivibilità, di indecenza, di condizioni che sono disumane nel terzo millennio. È un problema grossissimo ed è veramente sconcertante questo disinteresse generale che c'è da parte delle istituzioni, ma anche da parte dei mezzi di comunicazione, primo fra tutto la RAI. Ebbene avete fatto ieri a fare le manifestazioni che voi avete fatto e che poca eco hanno avuto rispetto all'intelligenza della manifestazione stessa, quindi di questo vi siamo grati per aver sottolineato questa disattenzione del servizio pubblico, si fa per dire, radio televisivo, rispetto ad un problema di così grave importanza. Io credo che tutti quanti noi dobbiamo innanzitutto chiedere a Pannella di sospendere lo sciopero della sete, perché Pannella è indubbiamente una risorsa importantissima per tutti quanti noi, perché ha sempre avuto il coraggio delle proprie azioni fino in fondo e ha pagato anche col suo coraggio, per il suo coraggio. Noi lo abbiamo apprezzato nel tempo quando facevamo parte di un partito peraltro emarginato, e Pannella, attraverso anche Radio Radicale, ci ha dato l'opportunità di avere una ribalta attraverso la quale fare conoscere le nostre idee e creare un dibattito politico. Di questo gli siamo grati, per la nostra cultura di destra che anche attraverso Radio Radicale ha avuto la possibilità di avere una sua ribalta. Le chiediamo, Presidente, di intervenire fermamente per chiedere a Pannella di interrompere lo sciopero e chiedere anche autorevolmente, come lei sa fare, al Presidente del Senato di fare in modo che Pannella sia audito, per esempio. Le faccio solamente un'ipotesi di intervento, ma che sia audito in Commissione Giustizia, perché è giusto che ci dica fino in fondo non solo quelle che sono le sue idee, le sue emozioni, ma anche le sue proposte. Ci affidiamo a lei, alla sua intelligenza politica, e crediamo di poter interpretare il sentimento comune di quanti semmai non condividono le idee di Pannella e dei radicali, ma certamente ne apprezzano fino in fondo la importante azione politica. Grazie, senatrice.